Buongiorno, mi chiamo Massimo Turchi e sono il presidente dell'associazione Linea Gotica Officina della Memoria. È con vero piacere festeggiare con voi questo 25 aprile, aderendo all'iniziativa dell'Istituto Storico Nazionale Ferruccio Parri, Raccontiamo la Resistenza. Vi voglio parlare di una particolare esperienza vissuta dai partigiani modenesi e bolognesi alla fine della guerra in Italia, quando, aggregati all'esercito americano, il 16 aprile 1945 partono all'attacco dell'ultimo arretramento della linea gotica nel Fananese, il crinale che divide le valli di Felicarolo Ospitale, crinale dominato dai monti Cimatuffi e Montelancio. La brigata Costrignano ha il compito di prendere Cimatuffi, mentre quella di Fulmine deve conquistare Montelancio. Dalla fine di settembre, i partigiani di Armando, al secolo Mario Ricci, si sono stabiliti nella zona del Belvedere, nel Bolognese, e assieme alle brigate Matteotti, Giustizia e Libertà hanno dato vita all'esperienza della divisione Modena Armando in linea appunto con gli americani, grazie al decisivo contributo di Ennio Tassinari, un partigiano aggregato all'intelligence dell'esercito americano. Come ho detto, il 16 aprile i partigiani di Armando, in piena autonomia, assaltano le postazioni tedesche appunto di Cimatuffi e Montelancio, cime che riescono a conquistare la mattina del giorno 18. Da lassù, il 20 aprile scendono a Fanano, già libera dai tedeschi, il giorno dopo entrano a Sestola e poi a Pavullo, Serramazzoni, Maranello e infine Modena. Tra i partigiani di Fulmine c'è anche Rino Forghieri, detto Nano, uno dei protagonisti della battaglia di Montelancio. Dopo aver conquistato la vetta, a Forghieri viene chiesto di rastrellare un boschetto. Vi leggo un piccolo brano tratto dal racconto dedicato a questo partigiano che fa parte della raccolta in uscita proprio in questi giorni intitolata Di guerre e di genti, 100 racconti della linea gotica. Quella mattina i partigiani furono padroni del crinale. Erano riusciti a conquistare anche l'ultima linea difensiva tedesca. Da lassù potevano vedere Modena. E a tutti vennero in mente le parole che il comandante Armando aveva rivolto loro il giorno prima di partire, quando erano radunati davanti alla chiesa del Viciatico. Andremo fino a Modena. La città era laggiù, finalmente visibile a occhio nudo. D'ora in poi sarebbe stata tutta discesa. Tuttavia, i compiti per Nano non erano ancora terminati. Infatti il capo gli chiese: avete fatto quel boschetto? Intendendo se avessero rastrellato per controllare se vi fossero altri tedeschi. No, rispose lui. Bene, tu e tu, andate a farlo. Nado e gli altri due partigiani incaricati si sparpagliarono nel boschetto, finché dai cespugli spuntò un soldato tedesco piuttosto anziano, con le mani alzate e ben in vista. Nado lo prese in consegna e il soldato, contento di salvarsi la vita, con l'indice della mano destra gli indicò il taschino della propria giubba, dicendogli qualcosa che lui non riuscì a capire. Solo dopo vari tentativi, il tedesco, con molta calma, infilò due dita nel taschino, estrasse una bussola nera di bakelite e gliela diede. Nano non capì il motivo di quel gesto, ma contento disse grazie, poi prese la bussola e se la mise in tasca. La bussola di Rino Forghiere era conservata nel Museo dei Monti della Riva di Trignano, a Fanano, grazie alla famiglia e all'Ampi di Maranello. L'auspicio è che questa bussola possa esserci d'aiuto nell'orientarci con sicurezza nel mondo che ci attende dopo l'emergenza del coronavirus. Buon 25 aprile a tutti.